senso del sacro è come anche un senso umano per l'umanità che in questo momento purtroppo dobbiamo dire sta attraversando un periodo molto molto particolare. Ho pensato a questa scultura con queste mani e sono mani che hanno vari movimenti, è come se dessero un senso alla barriera, è come se chiedessero un aiuto. C'è una pala bianca, anche questo è un senso di un seppellire e di un nascondere, quello che molte volte si fa in questi percorsi di questi esseri umani. La sabbia, per intenderci, che le varie sponde del mondo o le varie spiagge dove praticamente arrivano, ma non solamente il senso degli emigranti o di queste persone che arrivano che cercano aiuto, il senso della disperazione, però anche un senso di speranza che arrivano su queste nostre terre e praticamente cercando una nuova realtà. E i piedi sono dall'altra parte della barriera, come senso di libertà, come senso di cammino. Quindi c'è una negatività in questa, negatività intesa come fatto storico di quello che accade, però c'è anche un aspetto di speranza che questi piedi possano camminare oltre il muro. Un progetto molto importante è stato quello che abbiamo fatto al PAC d'arte contemporanea Porto d'Acciaroli, il primo porto in Europa, pensato e organizzato da Valerio Falcone. Lì l'idea del porto d'arte contemporanea nasce per dare un senso anche al momento di vacanza e anche su un porto continuamente dare l'immagine che le opere d'arte vivono e che rivivono nel territorio. Questa scultura che è stata fatta, che abbiamo definito il treno della felicità, è un treno che parte dal porto di Acciaroli, però è proiettato a entrare anche in altre stazioni. La prima stazione è stata il porto di Acciaroli. È stata volutamente fatta vivere col territorio, con le persone, nel bene e nel male, cioè perché anche questo si vuole provare il senso del rispetto delle persone che vedono le opere d'arte. Qui l'opera d'arte è vissuta insieme alle persone che la vedevano, insieme alle persone che interagivano con quest'opera d'arte.